Buongiorno, sono il dottor Francesco Russo, specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. Lavoro nel pubblico come dirigente medico presso l'unità operativa di chirurgia plastica post-bariatrica dell'Ospedale Multimedica di Milano, dove mi occupo di chirurgia di rimodellamento, del rimodellamento nei pazienti ex obesi. E lavoro anche nel privato, occupandomi di chirurgia estetica del rimodellamento corporeo, del seno e del viso. L'abdominoplastica è un intervento che consiste in un'asportazione di cute in eccesso dalla regione addominale. Le categorie di pazienti su cui questo intervento può essere effettuato sono rappresentate principalmente da due grosse tipologie. Una tipologia è rappresentata dai pazienti ex obesi che a seguito di un dimagramento massivo presentano un eccesso cutaneo della regione addominale associato in maniera più o meno accentuata anche ad un grado di lipodistrofia, quindi a presenza anche di adipe, sia nei quadranti addominali inferiori che in quelli superiori. Un'altra grossa tipologia di pazienti su cui l'addominoplastica viene effettuata è rappresentata dalle donne nel periodo post-gravidico, quindi a seguito di gravidanza. In tal caso, il grosso dell'intervento è rappresentato anche da un'plicatura dei muscoli retti dell'addome, in quanto nel post-gravidico un problema fondamentale è rappresentato dalla diastasi dei muscoli retti dell'addome. Allora, il risultato dell'addominoplastica è immediato, nel senso che già il giorno successivo all'intervento il paziente è in grado di poter apprezzare una notevole differenza con la situazione preoperatoria. È normale che però il risultato definitivo prenda corpo nel corso del tempo, perché nel periodo successivo all'operazione è normale che ci sia dell'edema o del gonfiore, e questo gonfiore è presente in maniera più o meno variabile, e allo stesso tempo in maniera più o meno variabile si risolve nel corso di alcune settimane fino addirittura ad alcuni mesi, per cui il risultato definitivo si può vedere all'incirca dopo un mese e mezzo, 2 mesi, quando appunto questo gonfiore è passato. Ora, esistono delle complicanze immediate e delle complicanze tardive, come per tutti gli interventi chirurgici. Le complicanze immediate, per fortuna, sono molto rare. La complicanza più comune è rappresentata dall'emorragia postoperatoria, che viene risolta con un intervento tempestivo di emostasi che viene eseguito in sala operatoria immediatamente. Le complicanze tardive sono invece delle complicanze che avvengono in periodi anche abbastanza tardivi rispetto all'operazione, quindi anche a distanza di settimane, e sono rappresentati principalmente dal sieroma, che è un accumulo di siero, da deiscenze di ferite e anche da secrezioni che possono essere sierose o infette in alcune zone della ferita. Diciamo che le complicanze tardive possono essere notevolmente ridotte in termini percentuali se il paziente rispetta in maniera rigorosa le raccomandazioni che vengono fornite dal medico. E per fortuna esistono anche diciamo tutta una serie di strumenti che il chirurgo ha nel post-operatorio che permettono anche di ridurre queste complicanze, quali il gonfiore o l'edema, come ad esempio la compressione post-operatoria, che viene effettuata grazie a delle apposite guaine post-operatorie o anche ad altri strumenti, quali pad in schiuma di poliuretano, che, essendo applicati tra ferita e guaina, possono notevolmente ridurre il gonfiore nel post-operatorio.
L'addominoplastica ha una storia abbastanza lunga come intervento, nel senso che nell'ambito della chirurgia estetica e del rimodellamento corporeo è stato uno dei primi interventi ad essere stato messo a punto, in particolar modo dai brasiliani che sono stati dei pionieri, per cui ha seguito sia le mode del momento da un punto di vista di tipologia di incisione, per cui inizialmente veniva predilette delle incisioni anche alte che seguivano la linea del bikini del tempo. L'intervento si è notevolmente modificato nel tempo, per cui prediligiamo delle incisioni che siano più basse, che quindi vadano a rimodellare contemporaneamente bene anche la regione pubica e che siano soprattutto nascoste dallo slip. Oltre ad un'innovazione da un punto di vista prettamente tecnico di incisione, esistono poi delle altre innovazioni che riguardano invece la sicurezza dell'intervento, perché per fortuna anche tecniche ancillari che vengono associate alla addominoplastica, quali la liposuzione, attualmente vengono effettuate in maniera molto più sicura, quindi con delle tecniche molto molto più sicure che permettono al paziente una ripresa molto più immediata nel post-operatorio. Quindi anche una mobilizzazione precoce, facendo in modo anche che le complicanze possano ridursi davvero al minimo. Per cui nel tempo sicuramente c'è stata una notevole innovazione nell'ambito della chirurgia plastica, del rimodellamento, in particolare dell'addominoplastica. Ora, nel post-operatorio, nell'addominoplastica, è un periodo cruciale perché il paziente possa ottenere il risultato di rimodellamento desiderato. Allora, il paziente esce dalla sala operatoria con dei drenaggi, la dimissione avviene il giorno successivo, massimo 2 giorni dopo l'intervento, se tutto va bene, ed avrà indosso una guaina post-operatoria con eventualmente anche dei device compressivi, come ad esempio dei pad in schiuma di poliuretano, proprio per effettuare una buona compressione. I drenaggi vengono rimossi nell'arco di 5 giorni. Il periodo di riposo assoluto deve essere di almeno 3 settimane, per cui pur nell'ambito di una mobilizzazione precoce del paziente è necessario che nelle prime settimane si osservi un periodo di notevole riposo. La ripresa alle attività quotidiane può essere effettuata dopo circa 3 settimane, 1 mese. La ripresa dell'attività fisica va in genere effettuata dopo 2 mesi in maniera dolce, quindi un'attività aerobica non intensa, mentre la ripresa di un'attività fisica un po' più intensa non può essere considerata prima dei 6 mesi dall'intervento di addominoplastica. Con il termine mommy makeover si intende una serie di procedure chirurgiche che permettono il rimodellamento corporeo nella paziente che da poco ha sostenuto una gravidanza ed anche l'allattamento. Per cui con tale termine si intendono principalmente 2 tipologie di interventi. Una è l'addominoplastica, quindi un'addominoplastica tesa all'asportazione della cute in eccesso, quindi sicuramente un rimodellamento dei quadranti addominali inferiori associato anche ad un'applicatura dei muscoli retti. In questo modo andiamo a risolvere un altro problema fondamentale, che è quello della diastasi dei muscoli retti dell'addome. L'altro intervento chirurgico chiave del mommy makeover è rappresentato dal rimodellamento chirurgico della regione mammaria, quindi del seno. E in particolare nel post gravidanza quello che possiamo osservare è un'aptosi mammaria, quindi una discesa della ghiandola mammaria, per cui l'intervento che permette di risolvere tale problematica è rappresentato dalla mastopessi. La mastopessi che può essere effettuata con o senza protesi. Con protesi quando abbiamo, oltre ad un'aptosi mammaria, anche una diminuzione notevole del volume ghiandolare. E invece una mastopessi senza protesi
quando il solo intervento di risollevamento del seno tramite un rimodellamento del parenchima ghiandolare è di per sé sufficiente per ottenere un soddisfacente risultato estetico.